Quanto è bella, Sor Cristina, la nostra sigla, questa musica davvero eh, dolcissima che ogni venerdì ci ricorda che ritorniamo puntuali come sempre con il nostro Vite in Corsia. Buongiorno, Sor Cristina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, a tutti voi che eh, ci seguite. E, eh, questa musica direi che è il sottofondo ideale per raccontare le nostre storie. E la storia di oggi, come vedete, Sor Cristina è da sola lì, non c'è nessuno accanto a lei perché sarà proprio lei che idealmente rappresenterà quella che è la storia che vi racconteremo oggi. Una bellissima storia una lunga storia d'amore, possiamo definirla così anche per citare una canzone, un legame profondo che eh, dura da oltre 60 anni e parliamo del legame della storia tra Padre Pio e le suore di Casa sollievo, le apostole del Sacro Cuore di Gesù, volute proprio da Padre Pio per la cura e l'assistenza spirituale degli ammalati. E allora Sor Cristina oggi appunto rappresenterà questo onore, il compito di rappresentare questa storia, le sue eh, consorelle, e quindi ci racconterai un po' dall'inizio alcuni episodi eh, fondamentali, anche episodi molto teneri, vedremo anche perché eh, ci parleranno proprio della, del rapporto eh, tra padre Pio e le suore apostole del Sacro Cuore di Gesù: anche di come padre Pio seguiva um, gli ammalati attraverso di loro, ma non solo direttamente, eh, girando lui stesso nei reparti. Allora, Sor Cristina, partiamo da, dall'inizio. Eh, le suore arrivarono a San Giovanni Rotondo il 23 settembre del 1955, però eh, partiamo ancora um, da prima, ovvero da quando arrivò la richiesta di essere presenti nell'ospedale voluto e fondato da Padre Pio. Sì, Padre Pio conosceva le apostole da molto prima perché le apostole erano a San Giovanni dal 1908 al 1920 in un ospedaletto nel paese. Che venne chiuso nel 1920. Nel frattempo era arrivato Padre Pio ed era il loro confessore. Quando loro sono andati a salutarlo perché dovevano lasciare il paese, lui gli ha detto: tornerete. Nell'agosto del 1955 è arrivata la richiesta delle suore per Casa Sollievo. E la madre generale era in difficoltà anche perché si chiedeva un numero alto di suore e lei non aveva tutti questi elementi, ma c'era un corso di esercizio a cui partecipavano le superiori delle case italiane e lei ha detto questa cosa in assemblea dicendo mi hanno chiesto le suore per la clinica di che sta costruendo eh, Padre Pio, però io non so come, mi spiace dire di no perché eh, Padre Pio... Anche madre Cleli aveva chiesto consiglio a Padre Pio se rientrare o meno nell'istituto, lui gli aveva detto di sì, per cui c'era già questo legame tra le apostole e Padre Pio. Dice: Poi ci sono ancora vive le suore che hanno lasciato San Giovanni a cui Padre Pio ha detto ritornerete, dice però io non ho i soggetti. Le superiore si impegnarono a dare una suora per ogni casa e quindi disse di sì. E a settembre arrivarono le suore. Ascolta, Sor Cristina, vorrei raccontare ai nostri telespettatori un episodio che a me ha intenerito davvero tanto, che ci raccontavamo prima anche a telecamere eh, spente, che ci fa capire anche ehm, la cura che Padre Pio aveva per gli ammalati e quanto gli ammalati eh, gli fossero proprio eh, a cuore. Ehm, C'è un episodio che riguarda un piatto, ce lo vuoi raccontare meglio tu? Sì, me l'ha raccontato San Maria Rosaria a Scolamacchia. E lei era agli inizi, era anche agli inizi della casa e Padre Pio, finché ha potuto camminare, dicono che veniva quasi quotidianamente a fare un giro per la casa, soprattutto per i bambini ma anche nei reparti degli adulti. e Lei era nel reparto degli adulti, stava distribuendo il cibo in, nelle scodelle come si usava all'epoca. E c'era questo vecchietto che piangeva perché a casa era abituato a mangiare nel piatto unico con tutti gli altri e viveva questo avere la propria scodella come un, un isolamento. E lui diceva io mica sono, sono infetto che devo starmene. E piangeva, però la suora non sapeva come. Padre Pio passando è andato a parlare con questo signore. E poi viene dalla suora e gli dice: Guarda che quel malato là sta piangendo. E lei gli dice: Sì, lo so, padre, ma io cosa posso fare? Mica posso fare il piatto grande con gli altri ammalati? Non ce l'ho neanche il piatto grande. E padre Pio dice: Ah, sì sì, 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 e se n'è andato. E dopo qualche ora è arrivato un frate dal convento con un piatto grande da usare per dare da mangiare a questo, a questo signore. È davvero un episodio tenerissimo, poi ce n'è anche uno molto divertente eh, che eh, ci racconta, come abbiamo anche più, fatto, più volte fatto, anche ehm, il lato ironico di, di Padre Pio, che è sempre, non è così spesso raccontato, no? eh, ovvero il primo incontro. Le sue arrivarono a San Giovanni Rotondo, abbiamo detto il 23 settembre del 1955, per prendere poi servizio il giorno dopo. Ma la sera prima ci fu l'incontro con padre Pio e Alla lì c'è un episodio sì. divertente. Sì, perché le sorelle si presentarono a questo parlatorio dove erano ammesse: c'era una finestrella che doveva essere aperta dal lato degli ospiti. No? Per cui padre Pio arrivò accompagnato dal padre guardiano e bussò. Le suore, prese dall'emozione e tutto, non riuscivano ad aprire questa finestrella. Quando finalmente ce la fecero, padre Pio disse: Ma come farete a curare gli ammalati se non siete capaci <ride> di aprire uno sportello? Ovviamente è così eh, non fu e la storia delle suore apostole del Sacro Cuore di Gesù davvero è una storia lunghissima, un legame profondo con Casa Sollievo. Tra l'altro tu ehm, ci tieni a sottolineare anche spesso come ehm, il carisma di, di, di Padre Pio si sia abbracciato a quello della vostra fondatrice sì. in maniera del tutto naturale. Sì, perché se Padre Pio aveva questa attenzione tenera verso gli ammalati, i bambini, e guai se non lo facevano, se le suore andavano a trovarlo in un gruppo troppo numeroso, ad esempio in occasione delle ricorrenze per fargli gli auguri, il suo, il suo, la sua accoglienza era, siete tutte qui? Chi sta con gli ammalati? Per cui è, assolutamente gli ammalati erano al primo posto. E eh, madre che lei anch'essa dice dobbiamo portare agli ammalati la tenerezza di Gesù e nelle regole che ha scritto lei, per, nelle, così, nelle indicazioni per le infermiere, per le suore incaricate, ci sono delle delicatezze, delle accortezze che starebbero bene in un libro adesso di, di assistenza personalizzata. Non, e parliamo Diceva, dei primi anni del Novecento? Parliamo del 1910, 11. Quindi anche Beh. la capacità di avere una visione del, del futuro. Beh, il cuore, cuore vede oltre i tempi, oltre le condizioni, eccetera. Cui, sono bellissime anche queste foto che stiamo <ride> vedendo, ringraziamo l'archivio fotografico di Casa Sollievo per avercele eh, gentilmente concesse eh, il fotografo Michele eh, Martino, sono foto che eh, davvero ci portano uh, indietro, in, indietro però mh, lasciami dire Sor Cristina, indietro per, uh, per i colori, indietro per tante cose che adesso non vediamo più però... In realtà, eh, poi quella presenza e quel modo di prendersi cura dell'ammalato non è mai cambiato. No, eh, è chiaro che adesso vabbè, siamo, siamo di meno, per cui è, è, è anche meno forte, però si spera di avere seminato nelle persone che sono cresciute accanto alle suore veramente un modo di vedere l'assistenza e soprattutto di vedere gli ammalati e di vedere Cristo nei malati che fanno anche un po' lo specifico di, padre Pio, di Casa Sollievo. È molto bello um, raccontare. Um, noi abbiamo già um, parlato diverse volte appunto della missione uh, delle suore in casa Sollievo, uh, dei cappellani anche, dei frati presenti uh, in casa Sollievo perché appunto l'assistenza, la, come diceva padre Pio, se al letto dell'ammalato non portate eh, l'amore, le medicine da sole non, non basteranno. Serve. E questo, ovviamente, sintetizza eh, la missione di, di questo ospedale. Però ehm, ci tenevamo a, a fare questa eh, puntata e aprire questa eh, parentesi ehm, andando a pescare proprio questi ricordi e questi episodi perché poi insomma ci aiutano anche a capire meglio no? eh, quella che era l'idea di, di Padre Pio e anche questo incontro eh, davvero provvidenziale con eh, il vostro ordine. Sì, e le suore che passano per Casa Sollievo vi restano legate veramente tantissimo e tutte hanno qualche episodio da, da raccontare da dire perché, però lui c'era anche se ci teneva tantissimo che le suore restassero suore e soprattutto fossero c'è cioè un episodio con, Mi, con suor Miriam che era, si occupava dell'amministrazione e una mattina assistendo alla messa e celebrava Padre Pio lei era preoccupatissima perché aveva dei pagamenti da fare e non aveva i soldi perché erano i primi tempi e a un certo punto dalla messa uh, San Pio si gira e, e abbastanza uh, si dice, e nervosino e gli dice la vuoi smettere di disturbarmi. Adesso stai a messa, ai soldi ci pensi dopo. E naturalmente dopo sono arrivati anche i soldi per. Uh, certo. Per La provvidenza poi, non ha. La provvidenza però Padre Pio ci teneva tantissimo che le suore portassero proprio questo uh, affratto religioso e non. E, e non non no. perdessero era di esigente, vista. Appunto, era certo. esigente, però nello stesso tempo era anche. anche con loro era molto. molto vicino perché loro hanno questi ricordi veramente di tenerezza, di vicinanza e anche se appunto Dovevano un po' essere gli esempi all'interno di Cada Sollevo, quindi chiedeva, chiedeva, però dava. Bellissima, questa, eh, questo legame davvero eh, profondo. Approfittiamo per salutare tutte le suore presenti in casa Sollievo che ci seguono, lo sappiamo, sono sempre eh, collegate con la nostra diretta del venerdì. Davvero un saluto affettuoso, un grande abbraccio da parte di eh, tutti noi. Grazie Sor Cristina per averci accompagnato anche questo venerdì. Ci ritroveremo come sempre la prossima settimana. Noi adesso diamo la linea alla regia per pochi minuti e per aprire poi come. Sapete nella seconda parte la nostra pagina dei ricordi con la dottoressa Lucia Miglionico e il dottor Peppino Petracca. A fra poco. ecco qui ritorniamo con i nostri carissimi Lucia Miglionico e Peppino Petracca oggi abbinati con i colori dell'autunno è casuale è stato sì, del tutto sì. casuale anche perché ci siamo cambiati eh, indipendentemente quando c'è la sintonia vita. si vede anche da questi dettagli Bentrovati, buongiorno a voi ben trovati voi tutti quanti è sempre un piacere essere qui avete visto, eravate dietro eh, le quinte prima di entrare eh, avete visto la, la pagina dedicata alle suore di Casa Sollievo? Sì, è, sono... è un'emozione sempre molto grande, sia perché ehm, ho ricordato il famoso cappello delle suore perché, quando ero piccolina, sono stata ricoverata due volte da bambina in pediatria. E la cosa che ricordo era questo cappello grande, e io bambina mi divertivo a battere sopra perché lo sentivo duro. Tanto è vero che quando sono venuta poi a lavorare e non ho trovato più il cappello e un po' diciamo mi aveva e quindi rivedere oggi ma rivedere anche i volti delle suore sì. abbiamo riconosciuto la Sor, Sor Giannina, Giannina Sor Lucia Sor Miriam erano le suore che ci hanno accolto all'inizio del nostro percorso in questa grande famiglia è, ehm, oggi una, il cassetto dei ricordi è eh, anche come dire un cassetto speciale, perché ricordiamo in questa parte del nostro eh, programma: ehm, una persona speciale per la nostra eh, comunità eh, parleremo di eh, Monsignor infatti, Michele Castore. Ehm, parlandone poi a casa con Peppino, eh, la cosa che, che ci viene è vedere quanto Casa Sollievo è diventata carne nostra. Proprio attraverso questi ricordi. Vediamo questa bellissima immagine che eh, direi eh, che davvero esprime eh, quello che era Monsignor Castore, il suo eh, sorriso, il suo essere pastore davvero in mezzo a tutta la uh, comunità. Che ricordo avete voi uh, particolarmente uh, significativo e importante? Ne, av ne avrete sicuramente tantissimi, una vita passata insieme, però c'è qualcosa che mh, vi è rimasto più scolpito nel sì. cuore, nella memoria? A parte quello che dicevi tu del sorriso, poi è del fatto che per noi l'abbiamo sempre come padre e pastore era la sua disponibilità noi l'abbiamo incontrato oltre che come presidente della nostra opera anche come eh, vescovo della nostra diocesi e quindi soprattutto quando è che eh, noi facciamo anche dei corsi o i percorsi di preparazione al matrimonio per i fidanzati e la sua disponibilità quando lo chiamavamo per l'incontro lui diceva sempre a che ora devo venire? mi venite a prendere ecco, noi lo andavamo a prendere e poi un'altra cosa era che lui si ricordava il nome di tutti, ci chiamava tutti per nome, come veramente un padre e, e, ed un pastore, perché ecco, lui ci voleva bene, voleva bene a tutti e soprattutto voleva bene alla sua diocesi. Ecco, questo è il ricordo. Non, non è un caso che la sua diocesi non l'abbia uh, dimenticato. C'è stato un momento che sicuramente è nella cuore, nella memoria, di tutti quanti noi, eh, molto significativo che riguarda la visita sì, di Papa Francesco. Stato... E vogliamo, prima di, di, di raccontarlo e commentarlo insieme, vogliamo ascoltare un piccolo stralcio di ehm, ecco, Monsignor Castoro davvero commosso e ehm, di quello che disse a Papa Francesco in quell'occasione. Spesso, sempre, al termine dei suoi discorsi, lei chiede... Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Certo che lo faremo. Ma questa volta siamo noi a chiederle, Padre Santo, per favore, non si dimentichi di pregare per noi e di portarci nel suo cuore di Padre. E a gran voce le diciamo tutti insieme, Papa Francesco, le vogliamo un gran bene. il giorno della visita di Papa Francesco e um, Monsignor Castoro era provato dalla malattia, da lì a sì. due mesi poi uh, ci lasciò e uh, colpisce che Monsignor Michele Castoro uh, lasciò questa terra proprio il 5 maggio sì, il giorno dell'inaugurazione di Casa Sardegna una coincidenza che praticamente ci ha, cioè, ci ha colpito un po' tutti perché uh, lui presidente dell'Opera Ricoverato nell'opera in questa casa, nell'ospedale, ha lasciato questa terra proprio nel giorno in cui Casa Sollievo eh, suole ricordare il giorno dell'inaugurazione. Ecco, questo anche a testimoniare un doppio legame che c'è proprio con, con lui. Ricordiamo tanti momenti suoi, tra questi anche i momenti nei quali lui pur durante la malattia non mancava mai di far visita ai bambini della pediatria oncologica. E a proposito di questo, sempre per anche spezzare un po' l'emozione che inevitabilmente ci prende quando vediamo queste immagini, e ricordo un episodio prima di Natale, lui è venuto... In pediatria oncologica a salutare i bambini e ha detto: Sapete anch'io sto facendo la chemioterapia. E un bambino l'ha guardato, ha detto: Non è vero, dice sì, la faccio anch'io. È, è uno proprio di questi momenti. E quel bambino ha detto: Sì, però allora tu sei raccomandato perché a te non sono caduti i capelli. Ecco. Lui condivideva tutto, amava praticamente il, la casa Sollievo come, come amava la diocesi, come amava ciascuno di noi. In questo um, alternarsi di, di foto e di immagini eh, c'è un'immagine, ecco se io dovessi scegliere un'immagine che più resterà uh, davvero uh, nella, nel, nel cuore, cuore, nella memoria, um, per me personalmente è quella di Monsignor Castoro che rimane uh, all'eliporto uh, dopo aver salutato Papa Francesco in attesa che il Papa um, l'elicottero del Papa appunto uh, si allontani um, Papa Francesco benedisse Monsignor uh, Castoro sì. benedì Monsignor Castoro uh, proprio prima di, di lasciare abbiamo anche um, un'immagine proprio um, di quello di quella benedizione e in quella occasione eh, chiedo alla regia se riesce a recuperare l'immagine appunto del Papa e... che benedice eh, Monsignor Castoro. E comunque in quell'occasione eh, la collega Paola Russo riuscì a uh, al volo uh, ricevere un commento da uh, Monsignor Castoro. Allora ascoltiamolo insieme. Un pensiero su questa giornata. Una giornata indimenticabile. Salutando il Santo Padre adesso prima che lui salisse in eh, elicottero, gli ho chiesto Santità si è stancato, ho detto sono felicissimo di aver visto tanta gente, tanti bambini tanti bambini, l'incontro poi con i bambini dell'oncologia pediatrica, con tutti i fedeli e, e, e i devoti nel segno eh, di San Pio. Noi la ringraziamo per questo, per questo pensiero, per averlo condiviso eh, con noi. Un sogno, un sogno che si è realizzato. Il Papa era stanco ma contento per aver visto tanta gente e tanti bambini e ha visto la grande devozione del popolo San Giovanni Rotondo, dei fedeli di Padre Pio. E, e, e se ne va credo con il cuore colmo di gioia così come eh, colmi di gioia siamo noi oggi grazie grazie monsignore grazie grazie, ciao, grazie grazie colpisce anche ciao Paola perché lui era così anche con, con noi anche era con così. la collega Anna Maria Salvemini che ehm... era così era così uh, ciao Lucia Peppino sì. come sta Leonardo i bambini Rosa Maria <coughs> ricordava i nomi di tutti e di, tutte le, e di tutte le famiglie. Vedete quando siamo tornati? Allora dal 17 marzo la visita del Papa al 5 maggio il tempo è volato. Lui si è ammalato gravemente subito dopo, cioè è peggiorato subito dopo, ma quel sorriso stampato sul volto noi non riusciremo mai a dimenticarlo. Un altro l'ultima cosa. Che ci piace ricordare. E quando, qualche giorno prima di essere trasferito dal suo appartamento nel reparto, eh, siamo andati insieme al, ad un piccolo gruppo del, del mio reparto per andare a ringraziarlo di aver accompagnato il Santo Padre nel, tra i bambini. E lui ha detto: Devo ancora dire messa volete fermarmi con me e quindi abbiamo avuto la grazia di poter vivere l'Eucarestia insieme a lui nel, nel suo appartamento. Quando poi era nel reparto un Chiaro giorno sì. ci mandò a chiamare Chiaro. e volle salutarci. Il gesto che più ci ha sconvolto è stato che alla fine della visita, dopo aver rinnovato per noi una benedizione nuziale, e ci ha baciato le mani sì. e mi eh, veniva eh. di dire padre noi dobbiamo baciare le sue mani no? dice per sì, quello sì. che avete fatto che farete e che continuerete a fare sempre per gli ammalati per la famiglia per la parrocchia per la diocesi ecco sono, sono queste le cose che vivendo casa sollievo uno riesce anche a vivere. È una grande fortuna. E allora grazie, ringraziamo anche la collega Anna Maria Salvemini per le immagini eh, della, di Monsignor Castoro che sono state appunto prese dai Nomine Iesu, lo speciale che ehm, gli dedicarono proprio eh, dopo la sua eh, morte. Grazie a voi per averci portato eh, questo ricordo. Ci rivedremo come sempre il prossimo venerdì. Grazie, grazie. Grazie, grazie, buon fine grazie per... settimana, sì, buon inizio sì, di avvento ovviamente. a tutti. Allora noi ci fermiamo ancora per qualche minuto per dare la linea alla regia e poi torniamo qui come sempre con la parte finale del nostro Vita in Corsia dedicato alla salute. Ritorniamo in diretta questa volta per parlarvi di cure, di uh, salute come sempre in collaborazione con i medici di casa Sollievo della Sofferenza. Questo venerdì si parla di epatite C e uh, lo si fa uh, a cura della dottoressa Alessandra Mangia, epatologa e ricercatrice in casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamo questo contributo davvero importante per la nostra salute come sempre: prevenzione, cure, nuove frontiere. Uh, anche della scienza e passi in avanti della ricerca. Ascoltiamole insieme. Vite in corsia, vi dà appuntamento al prossimo venerdì. Ma vi ricordo anche che subito dopo di noi, alle 11 e 15 circa, l'appuntamento con l'informazione del mondo intorno. <sussurra> L'epatite C è una malattia del fegato che è dovuta alla contaminazione con sangue infetto, eh, sia attraverso trasfusioni di sangue, sia attraverso contaminazioni di ferite e di lesioni cutanee o, o attraverso l'uso di piccoli strumenti che possano avere tracce di sangue eh, di soggetti infettati. Quando si contrae l'infezione da HCV il virus può essere spontaneamente eliminato dall'organismo ospite in una fase di malattia acuta che però interessa solo il 25% delle persone che contraggono eh, questa infezione, ma nella maggior parte dei casi il virus cronicizza e nei casi in cui l'infezione diventa cronica si sviluppa una malattia che può progredire in maniera silente fino alla cirrosi e all'epatocarcinoma quando non curata. Thank mm -hmm. you. dell'uso dell'utilizzo dei farmaci antivirali ad azione indiretta che colpiscono direttamente il virus C, si stimava che in Italia vi fossero 500.000 persone infettate con questo virus. Attualmente i numeri si sono ridotti in ragione della larga proporzione di persone che siano state trattate eh, con questi farmaci, ma quello che a noi interessa in questo momento è far emergere il sommerso, far emergere tutte quelle persone che hanno avuto in passato un contatto col virus, hanno contratto la malattia e non sanno di averla. Italia l'epatite C ha avuto due ondate epidemiche. Una prima ondata epidemica eh, dopo la seconda guerra mondiale intorno agli anni 40-45, eh, eh, epoca in cui eh, si faceva uso di eh, sangue che non era eh, controllato perché il virus è stato scoperto solo nel 90, quindi identificato e ha portato al controllo delle sacche da trasfondere. L'altra ondata epidemica è stata negli anni 50, quando si è diffuso l'uso di sostanze subefacenti per via endovenosa e molti giovani si sono contagiati. Attualmente... L'epatite C ha una trasmissione più che altro inapparente eh, attraverso piccoli strumenti della vita quotidiana che si condividono tra soggetti di una stessa famiglia laddove vi sia un soggetto che ha, ha l'epatite C e non sa di averla per cui tracce del suo sangue potrebbero essere veicolo di infezioni per altri membri della famiglia oppure al di fuori dell'ambito familiare sempre attraverso forbicine per le unghie o strumenti per manicure o pedicure che non siano disinfettati. Adeguatamente. Un'altra via è tatuaggi e piercing effettuati con strumentazioni non accuratamente disinfettate. Mentre nelle forme acute è possibile avere addirittura in alcuni casi l'ittero, cioè la colorazione gialla dell'acute, nelle forme che cronicizzano, abbiamo detto essere la maggioranza, oltre il 75% delle persone, ha la, 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 la malattia nella forma cronica. la si tratta di una malattia del tutto silente, passa inosservata, asintomatica. A volte, drammaticamente, ci se ne accorge solo quando insorgono i sintomi dello scompenso cirrotico, l'ascite o il sanguinamento dalle varici. I segnali su cui poter giocare uno screening mirato o una indagine mirata sono transaminasi aumentate o presenza di comorbidità consistenti che epidemiologicamente si è visto sono strettamente legate all'infezione cronica da HCV e parlo del diabete, parlo della ipertensione che è molto spesso associata, dell'obesità e di alcune malattie renali nelle quali si è visto che la prevalenza del virus dell'epatite C è molto più alta che nella popolazione generale. La diagnosi si effettua attraverso la, eh, il test per l'HCV-RNA, che mette in evidenza direttamente la presenza del virus e ci dice che ci troviamo di fronte a un'infezione attiva. I farmaci innovativi sono questi farmaci DAA antivirali ad azione diretta contro il virus che sono diventati disponibili in Italia dal 2014. Noi a San Giovanni li abbiamo messi a disposizione eh, attraverso le patologie di casa sollievo dei nostri pazienti già nel 2012, essendo stato l'unico centro che ha partecipato alle sperimentazioni internazionali non solo in Italia ma anche in Europa per l'utilizzo del sofosboro. Attualmente abbiamo regimi pangenotipici che quindi sono. Sono altamente efficaci, portano alla guarigione in oltre il 95% dei pazienti, eh, persone infettate con le diverse varianti. Ormai tutti abbiamo acquisito una certa familiarità col termine variante. Sappiamo che i virus come quello del Covid non sono tutti uguali quando infettano un individuo, ne esistono diversi tipi e tutte queste varianti che per l'HCV si chiamano genotipi possono efficacemente essere eliminate attraverso l'utilizzo di questi farmaci antivirali di A ad azione diretta pangenotipici. L'indagine d'Oxafarma um, di Gilead Science ha portato all'inizio di ottobre alla luce le, eh, la situazione delle conoscenze degli italiani eh, sull'epatite C. Si è visto che eh, vi è una scarsissima eh, consapevolezza del rischio di trasmissione, delle malattie che spesso si associano all'epatite eh, C cronica e non vi è coscienza, questo è paradossale dopo tanti anni dall'uso degli antivirali e dell'azione diretta che la malattia è curabile. I comportamenti a rischio sono questi sicuramente legati in primis alla condivisione di siringhe per l'uso di sostanze stupefacenti, ma non solo di siringhe, anche all'uso condiviso di quei cosiddetti parafernalia, che sono tutta la strumentazione che chi fa uso di sostanze usa insieme o condivide. Ma al di là di queste popolazioni che sono considerate a particolare rischio, nella popolazione generale sono queste piccole strumentazioni usate nella vita quotidiana che possono diventare veicoli pericolosi. Della trasmissione se recano tracce di sangue di persone che non sono a conoscenza del, dell'infezione. Quindi l'aspetto più importante è di aumentare la consapevolezza. Noi la, la chiamiamo con termine inglese awareness: fare awareness, aumentare la consapevolezza delle persone in modo che chi potrebbe essere a rischio si uh, accerti della sua condizione e non sia veicolo di trasmissione per altri. Fare attenzione a usare eh, queste strumentazioni accuratamente disinfettate, recarsi nei centri per manicure e pedicure accreditati, certificati, che devono seguire norme specifiche per la disinfezione delle strumentazioni, ma anche eh, limitare tatuaggi, limitare piercing in ambienti non eh, accuratamente controllati. Le persone che dovrebbero oh, effettuare un accertamento per eh, scoprire se possano essere state infettate o no nel passato sono gli ultra cinquantenni perché la prevalenza in queste fasce d'età è più elevata che nel resto della popolazione generale. Ma anche perché, eh, per esempio, un'esposizione um, all'uso di stupefacenti per breve periodo può passare eh, misconosciuta o essere stata dimenticata, ma anche un piccolo intervento chirurgico minore effettuato, per esempio, in uno studio medico all'interno dell'ospedale potrebbe essere passato inosservato o essere stato dimenticato così come eh, potrebbe essere stato dimenticato ad aver effettuato un accertamento per il test anti-HCV nel passato e non aver eh, sposato l'idea di fare una terapia quando le terapie erano basate sull'interferone che aveva maggiori effetti collaterali. Per quanto riguarda i più giovani invece eh, esiste un programma di screening nazionale supportato gratuitamente per le persone nate dal 68 all'83 e che attualmente dovrebbero a secondo delle politiche di, di ogni regione, delle diverse regioni, essere sottoposti allo screening gratuito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo come obiettivo del 2030 l'eliminazione dell'infezione da HCV. L'Italia era uno di quei sette paesi sulla via del raggiungimento dell'eliminazione nella data stabilita prima dell'epidemia del Covid. Il rallentamento nel numero delle diagnosi e delle prescrizioni che abbiamo registrato durante il periodo della pandemia ha rallentato questo processo verso il raggiungimento e adesso si pensa che nel 35, dal 1935 al 51 si raggiungerà il 90% degli individui diagnosticati, quindi abbiamo un po' segnato il passo. Tuttavia, come ho avuto occasione di dire anche in altre interviste, a mio avviso, siamo ormai nell'epoca in cui le persone che per questo, uh, quanto detto precedentemente per quanto conosciuto sul fenomeno epidemiologico che hanno più di 50 anni si sottopongano anche spontaneamente anche pagandolo spontane di tasca propria al test per l'anti-HCV e nel caso di positività si rivolgano direttamente all'epatologo perché venga fatta la diagnosi di infezione attiva o no attraverso l'HCV-RNA ed è il prossimo, il la tappa successiva la diagnosi di malattia quando possibile e l'ulteriore tappa nella cascata di cura dell'epatite C, il legame al trattamento qualora questo sia necessario per ottenere l'eliminazione del virus in ogni singolo individuo che si scopre, suo malgrado, aver contratto l'infezione nel passato.